Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore. E per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Buongiorno, il Vangelo di oggi ci invita a riflettere, fra le altre cose, sulla verità e sulla credibilità che noi riconosciamo ai testimoni di Gesù. Quando nacque Giovanni Battista, i vicini chiesero con quale nome si dovesse chiamare. La madre, senza esitare, disse Giovanni, ma questa era una cosa che non tutti erano disposti ad accettare, perché per dei pregiudizi era per loro impensabile che si desse a quel bambino un nome estraneo alla tradizione della famiglia. Anzitutto, dunque, perché non era consuetudine. E poi perché lei era una donna, era la madre. Fu allora che colui che era muto scrisse su una tavoletta Giovanni, e grazie a questa verità si sciolse la sua lingua e cominciò a spiegare ogni cosa. La nostra quotidianità è piena di episodi simili a questo, in cui, pur di fronte ad un fatto reale, concreto, non siamo però disposti a riconoscerne la verità, a dare ad esso il nome, quello giusto, per pregiudizi, perché preferiamo le falsità, soprattutto se è una falsità di comodo rispetto alla scomoda verità, perché ci fidiamo solo di chi vogliamo noi e non ci accorgiamo che magari la verità la sta dicendo una persona che noi consideriamo con meno rispetto ad altre. Certo, il Signore non ci fa mai mancare le occasioni per ravvederci, come è successo per i parenti e i vicini di Giovanni, quando finalmente anche il padre Zaccaria poté parlare. Ma guai a noi quando non riusciamo ad accogliere la verità perché non siamo disposti ad accettarla. Tutto questo significa attendere. Attendere che la verità, che è Cristo stesso, si manifesti davanti ai nostri occhi e noi possiamo aderire ad essa con slancio e gratitudine, ad essa che sola ci farà liberi.